Gianni Zibellini, amministratore ASD Nuova Florida. Siamo nei pressi dei campi di calcio del consorzio universitario. Qual è la situazione attuale per voi che avete un'associazione all'interno del consorzio universitario? La situazione attuale è che praticamente ci abbiamo contro l'amministrazione, diciamo ora 5 Stelle, nel passato anche le altre, perché qui c'è una lunga storia dietro. Quando è stata affidata l'area spoglia dell'università e noi abbiamo investito, noi come associazione ASD Nuova Florida abbiamo investito circa 400-500 mila euro per formare questo centro sportivo autorizzato dal comune, che alla fine del contratto diventerà proprietario del comune. Adesso in questo momento l'amministrazione 5 Stelle chiede la rescissione dei contratti dicendo che deve riconsegnare l'area al comune, dimenticando che diciamo, il consorzio di fatto è il comune perché ha il 98% delle azioni, perciò vuole riconsegnare a se stessa i nostri centri sportivi senza voler pagare il giusto indennizzo previsto dalla legge, perché nella convenzione presentata nel Tribunale di Velletri adotta una liquidazione per tutti i centri sportivi di 340 mila euro circa, quando il valore di solo questa parte dei centri sportivi, che è quella della SD Nuova Florida, si avvale di circa 500 mila euro di immobili, più dei contratti pubblicitari già firmati e esistenti di una cifra che si aggira dai 150 mila euro l'anno, e 10 anni di contratto rimanenti. Cioè, se questo 340.000 diviso 5 è il giusto indennizzo, lascio a voi capire la situazione. Mi sembra più un'appropriazione indebita da parte del comune e dell'amministrazione 5 Stelle per prendersi ciò che non ha diritto. Se vuole paga il giusto indennizzo, è tutto suo.